Allora sì, è un piacere conoscervi, buongiorno innanzitutto, io sono Milena Rosari, alcuni di voi già mi conoscono, mi hanno visto insieme a quei due in diretta a Blender Italia Live. A proposito, mandatemi un messaggino quando scade la mezz'ora, se no sì, ci metto io. Vado avanti a parlare. Sono una formatrice accreditata con l'associazione Blender Italia, che ringrazio perché oggi mi ha dato questa opportunità. E sono una libera professionista, e è la prima volta che con il pubblico, spero non sia l'ultima, spero di proseguire, ci vediamo l'anno prossimo, potervi dire che sono ancora una libera professionista con partita IVA. Cosa vi racconto oggi? Oggi vi considero come se foste i miei studenti, quindi ragazzi, via cellulari, via le switch, dedicatemi 15 minuti del vostro tempo, davvero 15 minuti. Dico le switch perché i ragazzi a scuola davvero nei loro zaini tirano fuori le switch, cellulari, tutto. Uno si è portato anche la pizza una volta a scuola, è stato un bel momento perché avevamo davvero fame. Dopo ci arrivo a spiegarvi perché parlo di scuole. Io ho iniziato Blender, l'attività, a guardarlo, studiarlo nel 2020, quindi 4 anni fa. All'inizio è stato un trauma perché, come per tutti coloro che hanno scaricato Blender la prima volta, l'ho scaricato e disinstallato forse in meno di 3 minuti. Così è andato avanti 5-6 volte finché mi sono convinta, e mio marito mi ha detto la finisci di fare questa cosa qui, e mi sono convinta a tenerlo Blender e ho cominciato a provare a maneggiare l'interno di quello che era una cosa che io consideravo estremamente complicata per me e per il mio cervello. Quindi quello che ero riuscita a fare è muovere il cubo a destra, a sinistra e viceversa. Quindi ero abbastanza scoraggiata perché non riuscivo a fare più di altro. Dopodiché mi sono detta, senti, io qua devo prendere in mano la situazione perché non posso muovere il cubo di qua e di là. Quindi cercando un po' online ho trovato il corso di Francesco Andresciani, penso così un po' per tutti quelli che hanno cominciato, quindi è colpa sua. Ho fatto il corso base e ho capito che questo oggetto poteva essere spostato anche in alto e in basso e ruotato oltre che a destra e a sinistra. Per me è stata davvero una scoperta, caspita, però va oltre le mie capacità e riesco comunque a fare qualcosa. Niente, quindi inizio così un po' per curiosità, non avevo nessuna intenzione di continuare con questo software perché per me all'epoca non ci facevo nulla, però avevo una cosa in mente che era anche quella di mio marito, io senza lavoro, e cercavo comunque una strada, un modo per potermi reinserire ad una certa età, non vi dico quanti anni ho, mezzo secolo, nel mondo del lavoro, anche se non sembra. Perché ero da un po' senza e avevo la necessità, insomma, di aiutare mio marito in quello che era la gestione economica della casa. E davvero non sapevo cosa fare, quindi ho iniziato a studiare Blender senza nessun tipo di pensiero, non sapevo neanche se proseguire, se era una cosa fattibile per me, perché per certi versi è complicato, poi alla fine ho scoperto che non è complicato. Bisogna solo immagazzinare una certa quantità di nozioni e lì ci vuole una RAM nel cervello degna di una certa quantità di nozioni. E sicché vado avanti un po', prendo l'attestato corso base numero 1, che bello, corso base numero 2, che bello, poi proseguo, faccio Grease Pencil, mi diverto e vedo che bene o male riesco ad andare avanti anche quelle che sono le mie convinzioni, no? Di persone di una certa età che dicono no, non ce la posso fare. Mi sono scoperto che tutto sommato, volendo, ce la potevo fare. Un giorno sul gruppo Facebook di Blender Italia ho visto un post, adesso non mi ricordo verso quale formatore, però tutti complimentavi, forse era Cuccato, se non mi ricordo più, complimenti a Cuccato, forse era, perché era diventato formatore accreditato. Sì. E mi sono detta, c'è questa possibilità. Davvero? Io non sapevo dell'esistenza di questa cosa, cioè sapevo che c'era qualcuno che lo insegnava, ma non sapevo che nell'associazione Blender Italia si poteva fare questo tipo di attività. E lì mi si è accesa una lampadina, ho detto perché non provarci, dato che ad una certa reinserirsi in azienda, io ho sempre lavorato in azienda, non era più possibile per me, ho detto forse questa è la soluzione giusta per me.
Quindi mi sono informata e mi sono fatta dare poi tutte le istruzioni da Alessandro. Sì, noi diamo la possibilità di essere formatori accreditati, perché non ci provi, magari è la tua strada, finché non ci provi non lo sai. Quindi ho iniziato a valutare questa opzione, bisognava avere delle determinate caratteristiche, ovviamente conoscere Blender, e questo è il primo, poi saperlo insegnare attraverso tutorial, e questo è il secondo, per me è stato uno shock, perché io, cioè sì, mi piacciono i social, però non è che ci sbattevo la faccia, la mia soprattutto così, con nonchalance, dall'oggi a domani mi metto a registrare un tutorial, che bello, lo sbatto su e tutti mi guardano, no? È stato difficile per me, quindi ho dovuto imparare a fare questo tipo di mestiere, quindi imparare a mettermi lì, ad accettare la mia presenza, ad accettare la mia voce, a registrare dei tutorial. Ho cominciato pian pianino, i primi davvero erano orribili, ma ho avuto il coraggio di piazzarli su YouTube, e li ho cancellati tutti, quindi se andate a vedere sul mio canale non li trovate più, perché ieri li ho visti e ho detto no, questi sono davvero orribili. Quindi d'ora in poi cercherò di lasciare sul mio canale quelli, tra virgolette, decenti. Ho detto, vabbè, ci provo, però non ero ancora del tutto convinta, insomma, volevo ricavarmi un lavoro, però non sapevo che cosa. La domanda che ci fanno più spesso, che vedo anche sul gruppo, soprattutto le ragazze a scuola me l'hanno fatta, ma si può lavorare con Blender? Sì, certo che si può, volendo si può fare tutto. Un'altra domanda che ci fanno è, si campa? Allora, per quello ci vuole una conferenza a parte, l'anno prossimo magari spero di riuscire a dire qualcosa di più su si campa con questo tipo di lavoro. Però la domanda, si può lavorare? Sì, ma la domanda che bisogna porsi è cosa si vuole fare, perché lavorare con Blender è troppo generico. Uno può decidere di fare render statici, render di prodotti per pubblicità, oppure video animazioni, magari video editing, cioè Blender è un mondo dentro al quale si può navigare all'infinito senza trovare la propria posizione, oppure decidere di specializzarsi in qualcosa. Quindi è quello stato il mio scoglio più grande, decidere su cosa specializzarmi. Alla fine avevo capito che il render di prodotti statici non fa per me, mi piace modellare ma dopo 5 minuti mi piace animare, mi piace vedere le cose muoversi, e quello già mi incuriosisce un po' di più, finché poi ho scoperto questa pagina navigando nel sito di Blender Italia Edu3D. Ho visto le foto di qua Alessandro, dov'è di qua che non mi ricordo più, Alessandro c'è scritto? Sì, dimmi, scusa. Dov'è che eri qua? Università, allora l'associazione, dov'è che eri? Sai che non mi ricordo? In quella foto. Ho visto questa foto ero... Sì. A Cosenza in una scuola, sì, era una scuola a Cosenza dove abbiamo fatto delle overview, sono stato in quasi tutte le scuole di Cosenza, la mia città dove vivo, e ho preso accordi con il dirigente scolastico, mi sono presentato come associazione e abbiamo concordato un periodo con gli allievi, i loro studenti, per far conoscere questo strumento Blender, uno strumento open source accessibile, che dà delle opportunità effettivamente. Più che altro abbiamo parlato di modellazione tridimensionale, che è proprio un argomento del mondo del 3D, d'accordo? Nella chiacchierata che ho fatto con gli studenti sulla modellazione tridimensionale, come noi viviamo accerchiati, no? Come viviamo all'interno di tutto modellato in 3D, il 3D nella pubblicità, entriamo in contatto col 3D ogni giorno. Dopodiché ho spiegato anche chiaramente il software Blender che rappresento in quel momento. Grazie. Quindi io ho visto questa immagine, ho letto un po' la spiegazione, dopodiché ho sentito Alessandro e ho detto, sai, c'è questa cosa, mi incuriosisce, voglio provare ad andare nelle scuole, mi sei sicura? Sì. Punto di domanda, sì, cioè meno male, che ne so, ci devo provare. Quindi ho preso contatto con una scuola, quella dove va mia figlia, conosco la direttrice, ho detto, sai, ti piacerebbe se facessi questa cosa? Ha detto di sì, quindi mi sono armata di coraggio, di chiavetta con la presentazione e tutto, e sono andata in questa scuola a fare la presentazione di Blender, la mia primissima presentazione. Non vi dico che ho sudato 7 camicie quel giorno, avevo davanti una marea di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, forse qualcuno un po' più grande,
E lì è cominciato, nel senso, alla fine mi sono detta, forse questa è la mia strada. Cioè, stranamente non so perché io entrare nelle scuole, ho sempre odiato entrare nelle scuole, poi figuriamoci, stare davanti a Maria e i ragazzini, mi veniva prima la pelle d'oca sulla terzaccia, al pensiero di ragazzini, scappavo. Invece, stranamente, trovandomi davanti a questi ragazzini, alcuni furiositi, insomma, più o meno, mi sono trovata a mio agio a parlare loro del software di Blender, dell'associazione, eccetera, e lì ho capito, ho detto, questa è l'unica strada che io posso intraprendere. Se posso fare qualcosa come libera professionista, mi tocca insegnarlo più che farlo. Perché c'è un detto, Francesco, com'era quel detto? Chi non che, sa il senso. Chi non sa lo insegna. No, chi non detto fa... Detto da te, maestro! Chi non fa, scusate. No, non lo fa, perché non ho voglia. Ti posso ripetere di insegnare. Ogni tanto faccio qualcosa, ragazzi. Per l'associazione ho fatto un corso sulle proprietà fisiche, perché non lo faceva nessuno, e a me piace fare cose che non fa nessuno. Spero che sia venuto bene, divertitevi, perché in quel corso sulle proprietà fisiche potete, non so, fare fuoco, gas, acqua e far esplodere un po' di cose, può essere divertito. Adatto un po' per gli avanzati, bisogna bene o male conoscere Blender almeno fino alla base. Quindi ringrazio Alessandro perché mi ha messo questa pulce nell'orecchio e da lì ho capito che poteva essere la mia strada. Dopodiché, ragionandoci su, mi sono armata di coraggio, ho aperto la partita io e ho detto ora va alla spanga. E poi pian pianino è andata. Quindi, vabbè, non vado solo nelle scuole, ovviamente faccio corsi, tengo lezioni private per chi lo chiede, faccio tutorial, insomma, è in via di avanzamento, l'ho aperta l'anno scorso, la partita IVA, quindi 2 anni fa, pian pianino vediamo come va. Allora, io clicco però, vediamo, qualcosa c'è. Ah, sì, meno male che l'ho caricata io le foto. Questa è la pagina evita di fare ciò che non sai ma apprendi ciò che occorre. Qui è la pagina, il sito di Blender Italia sotto formazione. Questo è il mio Blender e proprietà fisiche, divertitevi a farlo e fateli tutti. Scusami Milena se intervengo, questi sono tutti corsi finanziati dall'associazione Blender Italia APS. Sono accessibili per chi è associato, sono accessibili, sì. Sono tutte accessibili gratuitamente. Allora. Grazie sempre ad un'opportunità che mi è caduta proprio dal cielo, c'è stata questa occasione di entrare in una scuola, l'Istituto Pisrappa di Crema. Saluto i ragazzi che sono stati carinissimi. Eccolo qua, l'Istituto Professionale di Stato F. Marazzi a Crema. Ho avuto questa occasione di fare 30 ore con i ragazzi, e devo dire che mi è piaciuto davvero, davvero tanto, riguardo a un corso base di Blender, però relativo al metaverso. È una cosa nuova per me, perché so che cos'è il metaverso, ma non ho a casa un visore di quelli che vedete online, non avevo mai provato uno, però ho voluto provare questa esperienza. Poi c'è stato anche il professore della scuola che mi ha aiutato e devo dire che è stata la scelta migliore che io potevo fare. L'ho appena finito questo corso, devo dire che l'ultimo giorno è stato malinconico, perché poi mi affeziono ai ragazzi, prima di andare via ci siamo guardati, mi hanno detto te ne vado, sì, meno male, me ne vado, però dentro di me insomma mi sono affezionata, alla fine per un paio di giorni ci ho pensato ai loro visi così malinconici. È stata una bellissima esperienza, vediamo se riesco a farvi vedere altre fotografie. Allora, questo è l'istituto, è la targa loro, Pisrappa di Crema, è un istituto professionale, la facciata esterna, vediamo. Io è qui, un po', sì. Tu hai messo dentro tutto in uno? Sì. Ah, eccolo qua. Non ti arrabbiare. Questa è l'aula dell'istituto, mi hanno messo a disposizione un mega schermo e anche un mega computer, i ragazzi erano dall'altra parte, dopo dovrei riuscire a farvi vedere le fotografie. Abbiamo utilizzato la versione 3.6, quindi qual è stato l'argomento principale di questo corso, oltre a insegnarmi Blender? Abbiamo creato un oggetto da inserire nel metaverso, loro volevano fare un nastro trasportatore, però essendo alle prime armi ci siamo guardati un po', è un nastro trasportatore complicato, tutti, bisogna animarlo, detto, secondo me non va bene, pensate piuttosto ad un oggetto da inserire sul nastro trasportatore che magari
è un po' più semplice da fare. Quindi il professore ha fatto con CAD un nastro trasportatore che dopo abbiamo importato nel metaverso in formato STL e noi abbiamo deciso di fare un oggettino. Quel giorno qualcuno aveva fame perché mi ha detto facciamo un vasetto di Nutella. Quindi il vasetto di Nutella era... L'abbiamo creato con Blender, sono stati contentissimi, poi volevano anche il vasetto di Nutella vero, ma non potevo portarlo a scuola, qualcuno se l'è portato, da inserire su questo nastro trasportatore. E dopo l'abbiamo messo nel metaverso, quindi abbiamo visto proprio il prodotto da noi creato, trasportato in OBJ, all'interno di visori, che dopo vi faccio vedere, magari qualcuno di voi ha avuto figli che a scuola l'hanno utilizzato, VR Classroom, sono quei visori arancioni, magari li avete visti su internet, vanno tantissimo a scuola, li hanno comprati e volevano fare questo corso. Vasetto di Nutella, questo è vuoto, è stata una reference, quindi abbiamo preso la reference dell'etichetta, l'abbiamo messa su, abbiamo modellato il tappo, sono stati contentissimi. Una cosa che ho imparato andando a scuola è che ci vuole una tempistica diversa. Io quando faccio i miei tutorial vado a manetta, quel bello è che taglio tutti i miei pezzi dove non vanno, tipo da 30 minuti ricavo 7 minuti video. Lì in presenza ci vuole una certa lentezza, nel senso che i ragazzi sono, non che sono lenti loro, però bisogna adeguarsi al loro ritmo di attenzione, perché magari su 15 stanno attenti in 3, ci si impiega mezz'ora per spiegare un argomento e dopo gli altri 10 alzano la mano, non abbiamo capito, prof. Ecco, la cosa carina è che mi chiamavano prof. Io sono casata, non lo sono. Prof, andiamo in bagno e va bene. Però, ecco, siamo riusciti a creare questo modello e io ho imparato anche come gestire la tempistica davanti a un gruppo di ragazzini switch in mano o con i cellulari, però alcuni poi stavano attenti, si divertivano ed è stato molto molto bello. Ecco, qua non abbiamo controllato le normali la prima volta, infatti nel poi portarlo nel metaverso avevamo scoperto che era tutto rosso e lì a spiegare le normali vanno controllate, deve essere tutto fuori blu e dentro rosso, ecco, è stato un esercizio, ma è stato duro farglielo capire, ci sono volute 3 lezioni per le normali, non so come mai, tutto il resto l'hanno fatto velocemente, però le normali si dimenticano. Ecco, questo è un pezzo del nastro trasportatore, però creato da me a casa, semplice, che volevo fargli vedere che sarebbe stato poi complicato per loro portarlo su, quindi abbiamo optato per fare semplicemente il vasetto partendo da un cerchio, poi modellandolo verso l'alto e è stato anche abbastanza facile, tutto sommato, fare il tappo del vasetto. Ecco, qua sono i ragazzi, ho potuto portare queste foto perché loro hanno firmato tutti la liberatoria, però ho preferito portare queste foto dove loro avevano su questi visori arancioni dove stanno guardando il prodotto finale. Poi questi visori hanno dentro tantissimi mondi diversi dove loro possono studiare, interagire, hanno musei, avevano anche la navicella spaziale di Star Wars. Quella mi piaceva, però non siamo riusciti a vederla in tempo. No, avevano davvero tantissime cose, hanno musica, hanno strumenti musicali, hanno spazi infiniti, possono visitare anche le città. È stato davvero bello e interessante. Questi sono i classici contenitori dei VR Classroom. Ne hanno in programma un altro d'ottobre, così sono i ragazzi con sui visori. Questo ragazzo a un certo punto si è alzato e è andato in giro per la classe da solo. Nel senso, non riusciva a capire che era in classe, era immerso nel suo mondo, a un certo punto Hassan si chiama, ha cominciato ad andare in giro e andava a sbattere contro... ha detto, ma dove stai? Fermo. Se ne vedono cadute su internet. Sì, perché si è alzato, ha cominciato ad andare in giro, era divertito e... Ecco, quella sono io con i capelli. Giuro che fino a un paio di settimane fa li avevo, adesso non ce li ho più. Classe dove spiego, qua il classico esercizio della sedia che c'è anche nel corso base di Francesco Andresciani. Arrivo, Allora adesso vi faccio vedere brevemente, ho cercato di raggruppare insieme alcuni video delle cose che faccio, a me piace animare, perché pare render statici. Questa è un'animazione utilizzando le proprietà fisiche e anche il cell fracture. Susanna lo utilizzo sempre per tutti i miei esperimenti, lei non si lamenta mai. Questo è un dynamic paint.
sempre di Blender, le proprietà fisiche, volevo fare un esempio di come poteva interagire la sfera con un dynamic paint, questo è un'animazione in loop, mi diverto a fare queste cosine, sempre dynamic paint con delle sfere, questo fa parte anche del corso delle proprietà fisiche. Qua un altro tipo di animazione, diversa, qua stavo giocando con il Graph Editor, non so quanto ci ho capito, però a tutti è piaciuto e quindi ho voluto proporvelo anche a voi. Per chi conosce il Graph Editor sa che non è facile andare a interagire con tutte le curve, ci si perde, che è una meraviglia, però ho voluto provare questo tipo di cosa e ha un suo perché tutto sommato. Quindi a me piace animare, mi dedico a queste cose. Alcuni mi chiedono di fare delle animazioni anche. Ho avuto una richiesta di creare un... settimana scorsa mi ha contattato un cliente, mi ha chiesto... Ah, questo è... Sì, è un mini corto al quale sto lavorando. Sto sempre giocando con il Graph Editor, sto cercando di capire se è fluida abbastanza l'animazione del mini robot oppure no. Però ci sto lavorando, dovrebbe essere finito più o meno per l'anno prossimo. Quindi lavoro così, lavoro su richiesta, mi è stato chiesto di creare un cervello in 3D che andasse a ritmo di musica, ci sto lavorando. C'è un modo per integrare il suono con le mesh e possono animarsi, non è ancora del tutto perfetto perché funziona solo sulla scala, però integrandolo un po' con altri tipi di animazioni si riesce a fare questa cosa. Vediamo un po' cos'altro ho portato. No, sì, questi sono i social. Sì, vai. Anche perché... Scusate, mi passo davanti ancora. Infine, per chi ha voglia di conoscermi meglio e di seguire cosa faccio, vi faccio vedere le mie pagine social. Questo è questa è la mia pagina Facebook, poi c'è anche il canale YouTube dove faccio tutti i tutorial. Si vede anche il canale YouTube? Sì, premi. No, non c'è. Eccolo qua. Entro stasera avrò meno iscritti. È garantito. Quindi questa sono io. Spero di essere stata utile in questa presentazione. Per chi volesse o fosse curioso di questa cosa, su come si può diventare formatore, chiedete ad Alessandro, all'associazione, lui vi darà tutte le informazioni passo passo per poter accedere a questo tipo di attività, perché è aperta a tutti, insomma, basta avere la conoscenza del software, giustamente. Magari se si è fatto anche qualche corso è meglio, dimostrare di volerlo, di saperlo, volerlo insegnare. E poi chiedete tranquillamente, senza nessun problema, che l'associazione vi dà tutte le risposte e vi aiuterà anche nel percorso in questa cosa. Io ripeto, ci ho aperto un'attività, spero che possa andare avanti, quindi io ci ho visto una seconda possibilità nella mia vita. Quindi spero che queste informazioni possano essere utili per coloro che magari vogliono o un secondo lavoro o avviare un'attività, si può volendo sicuramente.